3 giorni di matrimonio. Ma non poteva passare mezza giornata come fanno tutti. No, lui deve sempre fare di più. Quello chi è? L'altro che paga. Padre dello sposo. E quelle cosa sono? I Bordeaux dell'89. Ma non avevamo detto 20. Costano un patrimonio. Si comincia. Qui Elio e la Caterina avevano 3 anni. E questa chi è? Niente, è la mia ex moglie. È arrivata la regina madre. Il nuovo compagno di Margherita, pare di un certo livello. Una specie di Alain Delon giovane. Giovanni, finalmente! Giacomone! Come ho fatto a finire con un troglodita così? Sei geloso che ti sta rubando la scena? Non ci avrei mica i dubbi dell'ultimo minuto. Perché te non ce l'hai dubbi? Scusi, aglianico del vulture o primitivo di Manduria? È fatto così, bello espansivo. Un matrimonio felice è come uno spiedino. Idda ci mette la carne e io lo stecchino. Noi siamo i figli della borghesia, la quinta stanza dell'ipocrisia. Siamo i gemelli sui borsini. Quando è l'ultima volta che ci siamo divertiti? A Bormio. Come ci siamo divertiti? Era il 94. Siamo gli avanzi di un ricordo, siamo il prodotto interno lordo. E siamo liberi di fare tutto quello che ci pare, anche se quello che ci pare in fondo nessuno sa cos'è. Seconda. Azione! Il tuo film è un film sovversivo! Pier, non esagerare, dai! Sì, sovversivo! Voglio vederti danzare. Parliamo di tutto, di politica, di cinema, di lavoro. Io e Giovanni siamo sempre stati così, abbiamo sempre parlato di tutto. Di tutto tranne che di noi due. Aiuto, stop! Questa è una scena in cui parlate di politica. Chi se ne frega della politica? Questo è un film d'amore. E lontano, lontano nel tempo. Tanto ho tutto. Ho i sonniferi, gli antidepressivi, la crema per il viso, ce l'hai? No, la crema non ce l'ho. Scusa, prendi gli antidepressivi. E come fai senza crema per il viso? Per me questa è la scena più importante del film. Ho sempre sognato di fare un personaggio che alla fine si impicca. Finalmente. Notre rendez-vous est confirmé chez Netflix. I nostri prodotti sono visti in 190 paesi. 190 paesi? 190 paesi. Mm. Purtroppo la sua sceneggiatura è uno slow burner che non esplode. No. No. Puff. E quanto stiamo parlando, Michele? Assicurazioni pagano buone. Puoi stare tranquillo. Metà ce la maita e metà ne picchiamo noi. Metà? Ci diciamo. Mi servono come pane. E se potevo fare affidamento? Lo facciamo ora. Pure ognuno passa asciato. Mi fa pena. Tutto bene da farlo. Chiedi chi è? Poi a pratica liquidata te la morresti. Le avete sta faccia di minchia a farci filmare queste quattro carte. Non filmo niente. Scappaste pure tu da comunità. Vogliono fare perdere tempo. Siamo lui senza arte né parte. Siamo nudo mischiato con niente.
i suoi occhi nella notte, pannali bianchi nella notte, una voce che mi parla chi sarà. Per tutta la vita c'ho avuto l'ambizione di essere una persona onesta. Dimmi ragazzo solo dove vai, perché tanto dolore. Lo considerano tutti un debito. Ora ragazzo solo dove andrai? Avevamo detto che ci dicevamo tutto. Io vengo da un'altra galassia e tu non hai poteri per aggiustarmi. E ritornare al tempo che c'eri tu, per abbracciarti e non pensarci più su. Come ti chiami? Andrea. I nostri amici ci prendono per il culo alle spalle per colpa sua. È umiliante! Mi devono fare un miracolo. Tu papà mi avete creata male. Io non sono Adriana. Non sei nemmeno Andrea, amore. Balliamo. Ma dirmi addio non è possibile. Non la toccare! E non sorridere, non essermi. Ma è più importante quello che abbiamo dentro o quello che abbiamo fuori? Siete mai fatto un calcolo personale su quanti amici potete contare nel momento del bisogno? E siete proprio sicuri che loro non vi tradirebbero mai? La mia agenzia si chiama Tramite Amicizie. Ho deciso che vendo tutto perché sono troppo depresso. Si sente solo. Noi perdiamo il lavoro. È come noi chissà quante altre famiglie. Tu devi salvare il lavoro e lo devi fare tramite amicizia. Ma non è così che si fa ogni cosa in questo paese. Sono più di un amico, cioè io sono faccia una comitiva. Sì, sì. La vera amicizia non ha mai secondi fini. Stiamo mandando un civile. Dove sei? Sono un napoletano. È quasi francese. In Medio Oriente, se sei una donna, devi imparare a difenderti il prima possibile. Ed è per questo che le uniche persone che possono cambiare questa mentalità devono essere le donne. Sono io il capo. La tua vita dipende da me. D'ora in poi obbedirai a delle regole. Meglio che tu non le infranga. È proibito aprire le finestre o uscire dalla casa. Non puoi imprecare, non puoi cantare e non puoi pregare il tuo Dio. Io non ho un Dio. Come puoi dirlo con tanta sicurezza? Siamo in Siria o in Iraq? Presto la Siria e l'Iraq non esisteranno più. Come giornalista giudicavi? Io non giudico, io informo. L'informazione e la propaganda sono cose molto diverse. Come mai ti interessa l'opinione di una donna? Sono una donna come te. Ma qui le donne non contano niente. L'uomo è superiore. Che cosa volete da me? I capelli si sono allungati in questi mesi. 141 giorni. Ma voi
siete Luigi Pirandello. E ma Encio? Voi, un maturisto. Oh. Di che cosa vi occupate? Insegno letteratura. Noi invece la facciamo. Non ho nessuno scopo e sono felice. Tano, senza pausa. Non ho nessuno scopo e sono felice. Scopo e sono felice. Ah, se scopo è fottete. Tu si sei messo a camminare per una strada piena di pericoli. Siamo dilettanti professionisti. Usaccio che hai pena, perché le idee non guaiano. Non riesci a scrivere la tua commedia. Professore, con tutto il rispetto, voi di teatro siete un po' casciutto. Ho capito quello. Per ora noto solo fantasie. Ho in mente una stranezza. È diventata quasi un'ossessione. Maestro, innanzitutto ci scusi per il disturbo. D'accordo, c'ha colleghi. Ma che colleghi? Come stai? Bene. Non sembra. Amore mio, scusa, scusami. A chi ha fatto del male, nessuno dimostri clemenza. Tu la vuoi fare veramente una roba grossa. Un portavaluri. E gente al tuo livello, bro. Dove si gente? Però sono brutto assai. Questa gente che ha fatto i genocidi. Non stiamo giocando, lo capisci? È la mia vita! Cazzo! Ci scoprono e ci ammazzano. Ma tu perché te ne sei andata di casa? Perché non ero felice. Io non ho piacere che tu vieni qua. Io sono felice solo quando lavoro. Che ti voglio bene. Per te scemo. Stai mandando a puttane un'operazione di polizia. Mi servono i soldi per la bambina. Ti spara, capito che ti spara? Ti verranno a cercare. E io non ti posso proteggere. Hai paura? Sì. Buonanotte. Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato. Ho l'ordine di prenderlo. Cosa? A prenderlo in che senso? Portarlo via. Voglio portarcelo via! Tutto è stato fatto in piena regola. Secondo il diritto canonico. Mi toglieranno la testa, papà. Ti faranno niente. Si può perdere tutto, ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue. Questo creerà nuove tensioni. Io sono il Papa. Solo a Dio devo rispondere. La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fino in America. Suo figlio non è più ebreo, signora. È cristiano. Il figlio è... ebreo! Hai battezzato mio figlio? Hai battezzato mio figlio? Vai, suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. No! Questa è la tua famiglia adesso.